ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, perché questo video? Ci sono dei problemi legati a quella che è stata la live che è uscita sul canale minerale, forse le geologie minerale extreme, che si chiamava Live di Natale per voi. Perché? Perché durante quella live sono sbucati fuori due canali. Ora, uno di questi due canali sosteneva che appunto i minerali andavano distrutti per testarli in un certo senso, e diceva cose di questo genere, ed è arrivato a parlare anche del paragonare i minerali maltrattati agli animali maltrattati, dicendo addirittura una frase che io ho evitato di leggere nella live e che non ripeterò nemmeno in questo video, perché è una frase che potrebbe che è molto molto cattiva, ma in pratica riferiva il discorso del testare i minerali, quindi del prendere una parte di minerale per testarla, lo riferiva agli animali. Non so se avete capito, spero di sì, perché preferisco evitare di dirlo. Allora, riguardo a questo primo canale, io penso che sia anche un troll, cioè parlare di certe cose così assolutamente non è normale. Quindi o è un troll o è comunque una di quelle persone che per un qualche motivo, anzi senza motivo, si vuole mettere contro di me, anche perché la live, quando l'ho conclusa, e l'ho conclusa pochi istanti fa, sto registrando questo video, quindi subito dopo questa live, perché non potevo non fare questa cosa, ha registrato 2 like e 4 dislike. Allora, sono dei canali troll. Quindi, se dovete venire sul mio canale a scrivere queste cose, maltrattare i minerali così e cosà, non verrete risposte. Anzi, i commenti verranno automaticamente eliminati, perché tanto non appaiono subito sotto i video, perché c'è un'impostazione che ho messo che mi consente di approvarli. Quindi comunque non li approverò a prescindere. E anche nelle live, se io faccio le live come in questo caso e venite a parlare di queste cose, io ignorerò completamente la vostra presenza sulla live, perché non si può parlare di maltrattare i minerali, paragonare il fatto di testare i minerali con il testare gli animali. Quindi si arriva a parlare del maltrattamento animale, perché è un argomento che non va sfiorato nemmeno, ma nemmeno per scherzo, perché il discorso del maltrattare l'animale è una cosa punibile dalla legge e non è per niente paragonabile al discorso che si fa sui minerali, perché sui minerali si prende il campione, si stacca una piccola parte e si testa. Perché si testa un minerale? Si testa per vedere se è autentico, o per vedere, per identificare, per meglio dire, di che minerale si tratta. Quindi evitiamo di dire queste cose, perché sono cose che danno un po' ai nervi, perché mi sono ritrovato questo che mi continuava a dire il discorso del maltrattare i minerali e veniva a dire che il test che ho fatto io nel video in cui testavo un'ambra che si è rivelata copare con inclusioni di insetti è venuta a dire che è un maltrattamento. Non è assolutamente una cosa del genere. I minerali maltrattati sono quei minerali che vengono tinti, quindi le geodi o le agate tinte, sono i quarzi aura, che sono cristalli come questo, però messi in miscele metalliche che li fanno assumere varie colorazioni, i geodi tinti e così via. Quindi assolutamente quello è maltrattamento di minerale, o anche minerali portati ad alte temperature, quindi l'ametista viene portata ad alte temperature, si trasforma in quarzo madera, spacciato poi per quarzo citrino. Perché? Perché poi si parla anche di truffa, e fin qui siamo d'accordo, ma non si tratta quello di prendere un minerale, di graffiarlo, per fare un esempio, per capire di che durezza è, perché magari non sappiamo di che minerale si tratta. Quello non è maltrattamento e non si può assolutamente paragonare con il discorso dell'animale, perché il maltrattamento degli animali, ripeto, è una cosa molto seria, punibile a norma di legge. Quindi venire sulla mia live e fare questi discorsi non va bene, io ignorerò queste cose. Ora, su questa live, vabbè, non me l'aspettavo una cosa del genere, quindi un po' ho risposto e sono rimasto calmo. Però, come potete notare dal modo in cui vi sto parlando adesso, cioè, questa cosa a me mi dà abbastanza fastidio. Perché? Perché non è assolutamente normale venire a parlare di una cosa del genere. Ma ovviamente questo mi ha anche accusato di aver mandato degli haters sul suo canale. Prima di tutto, io questo qui non l'avevo mai sentito prima d'ora. Mai. E seconda cosa, io ho parlato sì appunto di questo video, di questo che prendeva mazzettate i minerali, ma non ho citato assolutamente il suo canale e ho espresso
niente che proprio di meno la mia opinione sui minerali maltrattati. Quindi non puoi venirmi a dire che io ti ho mandato gli Aedes, perché io non ho mica detto in quel video andate da tutti quelli che maltrattano i minerali e fateli chiudere il canale oppure che ne so, metti... No, io semplicemente dicevo che c'era questo video qua che ha tutti questi dislike e diciamo molti di voi sono partiti subito per mettere un dislike. Io non ho detto a nessuno di fare cose ai danni di altri. La seconda cosa è che ha risposto un'altra persona che magari poteva essere anche nelle intenzioni ottime, ma ottime, e io posso capirlo, anzi apprezzo che veramente tanto che abbia voluto in un certo senso emularmi, però ha messo lo stesso nome sul suo canale, del mio, tranne per una parolina. Ha messo le stesse immagini del canale, cioè l'ametista e il cristallo di calcite col diaspora che stanno quando aprite il mio canale. Ha messo la stessa descrizione e ha caricato tre dei miei video. Allora, vuoi creare un canale dedicato a me? Benissimo, sei libero di farlo. Anzi, io apprezzo e sponsorizzerò quel canale, però non puoi mettermi le stesse cose, stesse immagini, le stesse descrizioni e addirittura caricare tre dei miei video. Anche se in realtà quei video io li ho visti, non hanno l'audio, però ci sono i contenuti video, oltre che quelli audio, e sono comunque video che sono segnalabili, perché è violazione del copyright. Allora io vi faccio capire una cosa. Io quando ho caricato il video ieri, il mio auguri di Natale per voi, in quel video c'era una canzoncina che era quella che si sentiva nella piazza dove mi trovavo, la Grand Place qui a Bruxelles, e come ho caricato il video mi hanno inviato una segnalazione di violazione del copyright, perché il solo mettere quella cosa lì, no? Allo stesso tempo conosco una persona che ha caricato un video di 2 minuti, 3 minuti contenenti dei contenuti protetti da copyright, aveva tolto anche l'audio per evitare problemi, c'erano solo le immagini, il video è stato segnalato lo stesso. Quindi io apprezzo che tu mi vuoi emulare, apprezzo che tu mi vuoi così bene, però non puoi copiarmi tutto il canale così uguale uguale. Metti un nome un po' diverso, metti una descrizione un po' diversa, metti canale dedicato al Mineral Extreme e già va meglio, e soprattutto non caricare i miei video. Specialmente 2 video su 3 sono per intero, quindi cerchiamo un po' di essere ragionevoli su questa cosa, perché anche se è stato tolto l'audio, cioè comunque ci sono le immagini e sono segnalabili. Io non ti voglio male assolutamente se stai guardando questo video, anzi sono contento che anche tu abbia deciso di seguirmi, però cioè, insomma, non puoi copiarmi tutte le mie cose. Io ti do questo consiglio di fare un canale più personalizzato, per esempio Mineral Extreme Fan Made. Ed è già una cosa migliore, che io apprezzo e ripeto, sponsorizzerò veramente, perché io queste cose le sostengo, perché mi fanno molto piacere, a me mi fa molto piacere vedere queste cose. Oh, quindi cioè, questi erano i 2 punti che non andavano in questa live. Quindi cerchiamo veramente di essere più... Perché se io devo fare delle live in questo modo, io la live di Capodanno non la faccio proprio. Ma non la faccio proprio, perché io... Sto vedendo se riesco a organizzarla, perché io faccio la live anche per parlare più direttamente con voi. E se anche il momento del Capodanno lo dovremmo trasformare in un momento di questo tipo, perché sei arrivato a parlare addirittura degli Aedes, che era un argomento che non c'entrava proprio niente con la live, perché era uno per scambiarci gli auguri di Natale, due, sì, per chiedere delle cose, ma non riguardanti gli Aedes, perché ne abbiamo parlato e riparlato fin troppo. Quindi, per piacere, cerchiamo quando facciamo la prossima volta, quando io farò la prossima volta una live, di portare domande intelligenti e non di venire a parlare di maltrattamenti di animali o cose del genere. Oltretutto, persone che mi copiano tutto il canale, perlomeno avvisatemi, magari ci contattiamo anche privatamente, io vi aiuto anche a creare questa cosa come fan-made, ovviamente, e nient'altro, perché cioè non è che puoi copiare tutto così per filo e per segno. Ora, ripeto, non voglio male a nessuno, anzi io proprio perché vi voglio bene dico queste cose a te che hai fatto questa cosa, perché se a me non mi interessava, io nemmeno avrei sprecato uno dei miei video per parlarci, no, di queste cose, perché io non voglio perderti come iscritto, come fan, però diciamo le cose vanno fatte entro i loro limiti. E quindi cioè, ecco perché ho dovuto fare questo video, perché si fanno le live e poi ci sono questi problemi. Insomma, non va assolutamente bene. Quindi dovevo dirvi queste cose. Spero che vi sia entrata nel cervello.
lasciate un commento e un mi piace, scrivetemi cosa ne pensate qui sotto. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video.